volte. Mi sono occupato dei processi decisionali, ho realizzato diversi video su questo e anche nel sito diversi post. Oggi vorrei condividere con te una riflessione che riguarda proprio appunto la scelta, l'imparare a fare scelte. Come saprai, crisis, dal greco, da cui crisi, significa scelta, scegliere, appunto prendere una decisione. Ecco, quando noi dobbiamo fare una scelta andiamo in crisi, ci rompiamo letteralmente fra diverse alternative, costantemente percorrendo scenari che, soprattutto quando coinvolgono aspetti importanti della nostra vita, ci portano proprio in direzioni opposte. Allora ecco che queste direzioni creano dentro di noi una tensione che tipicamente appunto ci manda in crisi. Allora ecco la riflessione, il suggerimento che vorrei condividere con te oggi è questo. Alle volte capita appunto di trovarci dilaniati fra queste possibilità, fra queste scelte, perdendo anche tanto tempo, molto tempo, nel cercare davvero di decidere che cosa sia meglio per noi. Alle volte accade, tuttavia, che questo tempo sia effettivamente troppo. Quello che accade in questi casi è che iniziamo a perdere presenza, consapevolezza, che iniziamo a perdere la nostra capacità di discriminazione, di scegliere con accuratezza ciò che sia meglio o peggio per noi. In questi casi tendiamo davvero a perderci, a perdere lucidità. Allora ecco il suggerimento che vorrei darti è quello di imparare a scegliere, a darti un tempo per scegliere. Alle volte, fra le tante possibilità che appunto possiamo decidere di percorrere, di intraprendere, di scegliere, ciò che conta non è tanto la scelta in sé, ma il fatto appunto di scegliere. Perché vedi, il fatto di procrastinare costantemente questa scelta a volte è più dannoso che intraprendere una scelta, magari non fra le migliori che potevamo intraprendere, ma scegliere, portarla avanti, perché questo ci fa risparmiare tempo, ci fa risparmiare energia, tempo ed energia che possono poi essere preziosi nel riuscire a far sì che quella scelta fiorisca, funzioni. Come diceva Carlos Castaneda, non domandarti se la via sia quella giusta, ma domandati se ha un cuore. Ecco, questo semmai potrebbe essere il criterio. Scelgo qualcosa che per me ha senso. Magari non è la scelta migliore, magari avrei potuto dedicare tanto tempo nel trovare un'altra possibilità. Sì, ma molto probabilmente quel tempo sarebbe stato poi sprecato, perché non avrei avuto poi il tempo di percorrere la strada scelta. Allora ecco, datti il tempo per scegliere, però definiscilo, delimitalo, puoi dirti per esempio ci impiego 6 mesi, ci impiego 3 mesi, ci impiego 1 giorno, questo chiaramente a seconda dell'entità della scelta che devi fare, ma poi rispetta quel tempo e una volta che hai esaminato tutte le questioni decidi, prendi la tua decisione, fallo, perché veramente a volte è più importante fare una scelta piuttosto che fare quella migliore in assoluto, perché proprio l'atto di scegliere ci aiuta ad uscire dalla crisi, ci aiuta ad uscire da quella dimensione di separazione interna che poi tipicamente sfocia nello stress, nell'ansia o appunto in un'eccessiva preoccupazione. Decidi, fai la tua scelta e una volta che l'hai fatta perseguila, perché vedi anche questo è molto importante da dire. Al di là delle scelte che possiamo fare nella vita, è il nostro atteggiamento verso di esse ciò che maggiormente conta, perché questo è ciò che maggiormente costruisce dentro di noi quelle qualità umane fondamentali che faranno la differenza nella vita, come per esempio la costanza, la perseveranza, la flessibilità, la lungimiranza, qualità fondamentali che davvero, a prescindere dalle scelte che possiamo fare, diventano in noi consuetudini, diventano in noi solidità, forza, determinazione. Ecco, quando queste qualità appunto si strutturano in noi proprio perché perseguiamo la scelta fatta, ecco che davvero il percorso potrà essere anche stato diverso, ma quello che conta sarà proprio quello che avrò costruito. Per cui ecco, il suggerimento è questo: decidi, datti il tempo e poi una volta che hai fatto persegui fino in fondo il tuo obiettivo. Questo costruirà in te strutture molto più preziose di qualsiasi scelta tu possa aver compiuto.